Ieri sera, come avete visto, siamo arrivati a Milano, in realtà toccata e fuga questa volta, poi vi spiegherò meglio nelle prossime stories. Stasera ci sarà un altro appuntamento con X Factor, altre selezioni, quindi non vedo l'ora di vederlo e finalmente riusciamo a trovarci tutti insieme a casa di Paolo con Stefano, Giulia e appunto Paolo. Peccato Tess che sia a Roma, magari faremo un collegamento con lei, quindi non mancate, lo commentiamo insieme. Per rispondere già alle domande che mi state facendo, questa è la casa e l'appartamento che affittiamo di solito ormai da un bel po' di anni per la Fashion Week. L'avevamo prenotato, cioè anzi, affittato, prenotato, affittato già da un bel po' di mesi, purtroppo però ci stiamo solo 2 notti invece che stare fino a lunedì. E, pazienza, è andata così. Noi, dicevo prima, toccata e fuga perché domani ci spostiamo e andiamo a visitare un posto che io non ho mai visto, forse nemmeno Ricky, non mi ricordo. Comunque, vabbè, è un posto molto figo, una regione che amiamo, però non ci andiamo mai abbastanza, secondo me, quindi vi porterò con me, non vi dico ancora dove. Oggi qui a Milano ho un lavoro da fare, una presentazione di un brand con cui collaboro, stasera da Paolo per X Factor e domani partiamo, domani mattina partiamo. Ebbene sì, quest'anno per la prima volta da quando ho iniziato a fare appunto questo lavoro, ormai da qualche anno, non sarò presente alla Fashion Week, a parte appunto la presentazione di oggi, ma ho deciso per svariati motivi di non andare di presenza appunto alle sfilate dove di solito appunto andavo, non andrò agli eventi che ci sono poi in questi giorni, ma farò l'aspettatrice da casa, quindi seguirò i brand che amo di più online, quindi seguirò le loro sfilate online, ma no, quest'anno va così, vediamo a febbraio. Devo dire, Turi, bellissima idea aver messo il rossetto con la mascherina. Io no, perché sono sempre a dieta, vero? Idea di Paolo Turani. Sempre peggio. Coccone cani, cioè Serpella, che si è impossessato dalla cucina di Paolo Stella. Ah sì, perché sennò e cucina anche qui. Alla fine. Che ridere, Stefano versa il vino, io il pinotto. Beh, sì. Noi siamo davanti a X Factor, c'è chi è? Giulia, Paolo, Stefano, pronti per guardare X Factor che sta per iniziare e aspettiamo anche le pizze, c'è anche Giulia. Di questa nuova edizione di X Factor, molto diversa dal solito, piena di novità. Una fra tutte è la location che ci sto che bella location! Prima stavamo commentando le varie reazioni dei concorrenti quando ricevono i no dopo l'esibizione, i no, quindi non passano alla fase successiva. Ed è difficile, c'è una bella batosta, tipo che vorresti sprofondare e ci rimani. E siccome Paolo e Stefano non sapevano di questo mio passato, stavo raccontando loro di quando, ormai nel lontano, non mi ricordo quando, avevo 18 anni, partecipai a Miss Italia e mi dissero:
Paola, per te Miss Italia finisce qui. Ce l'ho rimasta malissimo, male. E adesso vi posto la mia reazione, cioè cosa ho fatto quando mi hanno detto quelle parole. Paola, per te Miss Italia finisce. Ah, finisce? E sai cosa ho fatto io? Così. Paola Turani, comunque quando sei caduta giù nel mio video mi sono morta da ridere. Hai visto il video di Paola? Sì. Perfettamente in buco. Do il buongiorno così. Prima di partire volevo mostrarvi altre cosine che mi sono arrivate dalla nuova collezione di H&M. Ieri vi ho mostrato la campagna che abbiamo registrato e scattato di appunto H&M Studio. Queste sono altre cose della collezione che mi sono arrivate, che ho scelto. Questo stivale, quest'anno stivaglia gogo, e io sono solo che felice visto che amo gli stivali. Poi ho scelto questa maglia con una fantasia, devo dire, pazzesca. Sapete che amo tutte queste fantasie un po' così astratte. Poi questa gonna a vita alta stretta in vita che arriva alla caviglia con spacco centrale, pantaloni in pelle così, un rosso bordeaux, e devo dire che mi mancavano, non sono strettissimi, sono abbastanza larghi, che poi è un pantalone che prediligo, diciamo, in questo periodo non amo più le robe troppo strette. Camicia bianca da abbinare sia con i pantaloni che con la gonna, con le maniche leggermente a sbuffo così. Poi simile abbiamo questa camicia, che tra l'altro si può usare anche come abitino, e poi dei pantaloni eleganti che vanno sempre bene. Stamattina pacchetto speciale da parte di Atelier Me, che mi invita, e devo dire in modo molto carino, alla presentazione digitale di domani. Infatti proprio domani mattina alle ore 11 Atelier Me presenterà la sua collezione Sposa 2021 e la presentazione sarà visibile a tutti online sul sito ufficiale ateliermé.com. Sarà per tutti un'opportunità, un vero e proprio tuffo nel mondo, nella creatività, nella magia di Atelier Me, perché la direttrice creativa Raffaella Fusetti vi racconterà la collezione, vi mostrerà tutti i dettagli, tutte le scelte, le ispirazioni che l'hanno portata a creare questa nuova collezione 2021.